Il riassunto in quattro passi. Che cos'è il riassunto? Che cosa fare prima di scrivere un riassunto? Come si scrive un riassunto? Che cosa ricordare per evitare errori? Che cosa faresti se il tuo insegnante ti chiedesse di studiare entro domani un romanzo di 500 pagine? Semplice, cercheresti un riassunto ben fatto. Il riassunto, infatti, è la versione ridotta di un altro testo. Ha un numero inferiore di parole, ma non modifica il significato del testo originario. Grazie al riassunto potrai avere una visione chiara di ciò che viene detto nel testo di partenza, ma sorvolando sui dettagli superflui e andando dritto al sodo. Prendiamo come esempio un episodio che probabilmente conosci, l'incontro tra Harry e Ron sul treno verso Hogwarts, nel libro Harry Potter e la pietra filosofale. Se vuoi diventare un vero mago dei riassunti, non iniziare subito a scrivere. Prima di tutto, dovrai leggere con attenzione il brano originale, così da coglierne sia il significato complessivo, sia i dettagli. Un buon riassunto, infatti, non modifica mai il significato della narrazione. Per scriverlo, quindi, è essenziale averne capito il contenuto. Fraintendere una parte del testo per la fretta potrebbe rovinare tutto il lavoro. Scrivere un riassunto richiede calma e un metodo ben preciso. Prima di tutto, dovrai dividere il testo in sequenze. Ciascuna delle sequenze dovrà comprendere un nucleo di contenuto. A. Harry è molto emozionato perché si trova a bordo del treno in partenza per la scuola di magia di Hogwarts. B. Ron entra nello stesso scompartimento in cui siede Harry. C. I due iniziano a chiacchierare e così via. Terminata la divisione in sequenze, bisogna ripartire da capo ed esaminare le sequenze una alla volta, evidenziando per ciascuna i concetti più importanti e le parole chiave. È molto utile assegnare alle sequenze dei titoletti. Saranno una preziosa guida per costruire il tuo riassunto. Che ne dici di La partenza, L'arrivo di Ron e I due fanno conoscenza? Finalmente puoi riassumere una sequenza alla volta, stando attento a non cambiare il significato e a inserire tutti i concetti importanti. Alla fine del lavoro, non dimenticare di rileggere il tuo riassunto. Sei sicuro che la trama sia chiara e scorrevole, senza mancanze né dettagli inutili? Anche se hai eseguito correttamente tutti i passaggi, ci sono degli errori insidiosi che devi tenere alla larga. In un riassunto non possono comparire i dialoghi. I discorsi diretti del testo di partenza devono essere trasformati in discorsi indiretti, ovviamente sintetizzati. Non possiamo certo ripetere ogni singola battuta, altrimenti che riassunto sarebbe? Ricorda che il riassunto è una copia ridotta del testo iniziale. Non devono essere inseriti giudizi personali o riflessioni. È sbagliato invertire l'ordine con cui vengono esposti i concetti nel testo di partenza. Bisogna rispettare la scaletta decisa dall'autore. Anche quando il testo di partenza è scritto in prima persona e al presente, nel riassunto occorre coniugare i verbi al passato e narrare i fatti in terza persona. Si tratta di un procedimento un po' faticoso, ma indispensabile per realizzare un riassunto in piena regola.